L'unica stecca è la gara di ritorno di Coppa Brolo, per il resto Ramette in coppia con D'Agosta sta contribuendo a rilanciare da alcune settimane le quotazioni del Vittoria in chiave primato. Nessuno naturalmente nell'ambiente biancorosso mormora la parola promozione, ma in vista dello scontro diretto di domenica a Capo d'Orlando e con 5 punti di distacco tra le due formazioni, si è sicuramente autorizzata ad essere ottimisti. Ramette intanto cerca ancora il terzo gol da quando è arrivata al Vittoria e in partita ogni tanto sbuffa quando non viene servito a dovere. Il campo è pesante, durante la settimana ci siamo allenati molto intensamente, poi non abbiamo preso subito la condizione, i compagni giustamente anche loro erano un po' intasati a creare il gioco, però poi ci siamo sbloccati, abbiamo iniziato a girare un po' la palla e infatti abbiamo creato tante azioni di gol. Giustamente poi il mister ha cambiato alcune pedine e siamo stati molto incisivi sotto porta. L'intesa con Fabio com'è? Fabio, giustamente lui è capocannoniere dell'eccellenza, è un ragazzo di buone prospettive, giustamente con lui ci capiamo subito con qualsiasi cosa lui faccia. E poi abbiamo anche il terzo d'attacco, Marco Crisafulli, anche lui è un'ottima pedina per noi, molto fondamentale. Quanto paghereste per un gol domenica a Capo d'Orlando? In dollari? Diciamo che sbloccare la partita è un'ottima soddisfazione per me. Giustamente loro hanno un reparto difensivo molto pesante, di cui hanno Di Napoli, Frazzica, che sono dei giocatori importanti, però faremo di tutto per vincere questa partita.